Uffa strega. Per la quercia dei corteccia, che fatica. Uffa, quanto pesano. Ho tutte le ossa rotte. Mi fa male il collo e mi fanno male le spalle e la schiena e anche le gambe. Uffa! Oh. Ehi! Ciao, benvenuto! Come stai? Ah, guarda, io sono più a pezzi di una pigna spignolata. Sono andata fino alla Valle degli Gnomi per prendere 2 secchi di acqua di sorgente. Beh, sì, è vero. Tu mi dirai, che cosa è andata a fare fino alla Valle degli Gnomi a prendere 2 secchi di acqua di sorgente quando c'è un ruscello bellissimo a 10 passi di distanza da lei? E hai ragione, te lo spiego subito. Quella strega bistrega di strega varana ha pensato bene di rovesciare i suoi disgustosi intrugli lungo tutto il nostro ruscello. Proprio questa sera che Re Quercia ha deciso di organizzare un ballo al castello e ha incaricato me di preparare tutte le bibite squisite. Già, le streghe, si sa come sono fatte, no? Hanno sempre a che fare con schifosissimi insetti e con intrugli dai colori disgustosi. E poi stanno sempre in mezzo alle ragnatele e amano il buio. Vediamo se lo sputapallin è d'accordo con me. Le streghe non si vedono, ma le streghe ci sono. Nel buio si radunano in riva a fiumi e laghi. Corrono senza un frullo, volano senza un suono. Non le sentono gli uomini, non le vedono i maghi. Le streghe sono magiche, le streghe sono donne. Incendiano le tenebre con le risa e la danza. Fanno ruota i mantelli, le favolose gonne. Finché dura la notte, finché ne hanno abbastanza. Beh, ora sarà meglio che io mi metta a lavorare per Re Quercia. Sì, il mio istinto di lupo mi dice che oggi catturerò una preda grassa e succulenta. E adesso tiriamo sulla rete. Perfetto! Le mie orecchie pelose hanno sentito un fruscio! Sì, sta arrivando qualcuno! Presto, nascondiamoci! Ecco, sì. E pronti? E via! E adesso vediamo che cosa ci è rimasta! Ma mamma lupa! E non ho preso niente! Niente di niente! E guarda, nemmeno un leprottino magro! Un cinghialetto snello, niente! E per me? No, questa qui è una rete stregata, eh? Sì, qui c'è lo zampino di quella strega bistrega di strega varana, sì! Già, lei mi ha dato questa rete in cambio di una manciata di vermi che ho preso, sì, in riva al laghetto! Che schifo! Sì, e mi sono fatto anche... Sì, anche fregare con questa rete, lo sapevo. Buongiorno, Nina. Cercavo proprio te. Ho proprio bisogno di un buon pignolato fresco. Sono così arrabbiata, ma così arrabbiata! Ma in effetti hai il viso scuro come un temporale. Ma cosa ti è successo? Ieri sera, al Castello dei Fiori, c'è stato un ballo fantapignoso. Beh, mi sembra una bella notizia. Che cos'è che ti ha fatto così arrabbiare? Avevo chiesto a Strega Varana un filtro molto molto speciale che mi permettesse di ballare tutta la notte con il mio principe Giglio senza stancarmi mai. Sai, indossavo un paio di scarpette nuove, ma così strette. Ora comincio a capire tutto questo tuo nervosismo quando c'è di mezzo Strega Varana. Appunto, io ho bevuto tutto il filtro che mi ha dato Strega Varana, ma dopo soltanto 2 balli ho avuto un mal di piedi terribile e ho dovuto fermarmi. No! Sì,
E quell'ingrato di Principe Gigli ha ballato tutta la sera con quella smorfiosa della principessa Levantina. Beh, ma era il suo dovere di ospite. Ma se penso a tutti i lilleri che ho pagato, questa boccettina così piccola di filtro, uffa, superuffa e arciuffa. Non ci si può mai fidare delle streghe. Ne so qualcosa io. Ma questa volta me la pagherà, eh? Chiederò a Requercia di radiarla per sempre dal regno. A quella stregaccia avrà quel che si merita. Beh, ora, principessa Oressa, però calmati, eh? E in fondo questa sera ci sarà un altro ballo al castello e avrai tutto il tempo di rifarti. Hai ragione, Nina, ma io, ecco, voglio sempre sfoggiare qualche cosa di nuovo. Beh. Ci penso io. Di nuovo avrai una bella borsetta da sera. Ah, ma è un'idea ultra, super, iper, arci, extra, fantastica! Bene. Ecco qua. È semplicissimo. Guarda. Questa è una borsetta che avevo preparato per me. E ora ne prepariamo una da sera per la principessa Odessa. Allora, ci servono una busta, una cartelletta di plastica, una busta di plastica, forbici con la punta arrotondata, nastro adesivo, nastro biadesivo, poi del nastro colorato e poi varie decorazioni, insomma quelle che troviamo e che ci piacciono. Allora, per prima cosa prendiamo la busta di plastica e la chiudiamo dal lato più corto dove è aperta con il nastro adesivo. Poi con la forbice tagliamo questo lato più lungo. In modo che sia aperto. La busta di plastica dovrà essere inserita nella cartelletta e deve essere appiccicata la cartelletta, quindi mettiamo sul lato lungo del nastro biadesivo, così. Ora mettiamo la cartelletta, la busta nella cartelletta. In modo che vada bene fino in fondo e stacchiamo il nastro. E ora, in questi tre spazi che si sono creati, mettiamo delle decorazioni che ci piacciono. Vediamo, allora, nel primo. E i tre le bisogna fermare. Con il nastro biadesivo le tre parti per non far uscire le decorazioni.
E poi un'altra cosa molto importante è fare due buchini. Uno di qua. E uno dall'altra parte. Per far passare il nastro che poi sarà la tracolla della nostra borsa. Quindi si fa passare. Con l'estremità di qua. Fa un nodo. E ecco qui, la borsetta è pronta. Oh, grazie Nina, sei davvero un'amica. Andrò subito al castello a riporla con cura. Te lo ripeto per l'ultima volta, strega varana. Io ho fatto le cose come andavano fatte. Ho preso la rete, l'ho tesa fra i rami e poi ho aspettato che passasse una preda. Ho fatto scattare la trappola e sono andata a vedere che cosa avevo catturato. Eh? E che cosa avevo catturato? Niente! Ho visto questa rete vuota, più vuota del mio stomaco! Non è un problema mio. Cosa? Non è un problema tuo? E invece sì che è un problema tuo, perché io ho ripetuto l'agguato per 10 volte e per 10 volte questa rete era vuota e quindi è stregata. Oh. Quindi sei un incapace. La rete non è affatto stregata. Sei tu che non hai ancora imparato a cacciare. Adesso smamma, ho da fare. Io non sarei capace a cacciare. Io? Ma se si raccontano leggende sulle mie battute di caccia? E appunto, sono solo leggende. Ah sì? E allora sai che cosa ti dico, strega? Sì, tu sei la più antipatica, strega. Tu sei la più fanatica, strega. Tu sei la più selvatica. Strega varana? Strega varana, devo parlarti. Bene, parla, folletta Nina Corteccia, ti ascolto. Ho bisogno del tuo aiuto. Ai 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 ai. Dato che per colpa dell'inquinamento al ruscello che tu hai provocato con i tuoi velenosi intrugli, io sono dovuta andare fino alla Valle degli Gnomi a prendere 2 secchi d'acqua di sorgente per le mie vite squisite. Ecco, io ora vorrei che tu facessi un incantesimo per aiutarmi a metterci meno tempo, visto che ne ho già perso abbastanza e ho paura di non farcela per questa sera. Nina, povera folletta ingenua, davvero credi che potrei e soprattutto che vorrei aiutarti a fare le tue insulse bibite? No, io credo che tu dovresti. Purtroppo le streghe non aiutano mai nessuno. Non mi è consentito fare un incantesimo a fin di bene. E se proprio sono costretta a farlo, lo faccio solo per occasioni molto speciali. Ah, già, come quella volta che hai prolungato la notte per permetterci di costruire la casa di Tonio. Infatti, lo vedi che se usi la testolina ci arrivi anche da sola, che non è proprio possibile che io ti aiuti per una sciocchezza simile. Sai cosa ti dico? Hai ragione, strega varana. Se io avessi usato la mia testolina fin da subito, avrei capito che sei la più antipatica, la più fanatica e la più selvatica. Strega varana. Lascia che ti dica che sei stata molto avventata ad imbrogliarmi con questo filtro fasullo. Questa volta te la dovrai vedere direttamente con Requercia in persona. Un filtro fasullo? Io non preparo filtri fasulli. E poiché tu mi hai regolarmente pagata, non avevo motivo di darti un filtro diverso da quello che mi avevi chiesto. Allora sai spiegarmi perché dopo soltanto 2 balli io mi sono dovuta fermare per un terribile mal di piedi? Non era previsto che dopo aver assaggiato e bevuto questo filtro io potessi ballare per tutta la notte con il mio principe Ciglio senza sentir mai fatica? Brava la mia principessina. Il filtro non andava bevuto, ma spalmato sulle caviglie. È per questo motivo che non ha fatto effetto. Probabilmente tu non mi hai detto che andava spalmato sulle caviglie, antipatica! Fanatica, selvatica, lo so. Adesso capisco perché nessuno vuole esserti amico e che tu debba passare il tuo tempo in questo orribile tugurio! È la dura legge dei cattivi. No,
Sono solo delle scuse, strega varana. Tu, se soltanto volessi, potresti essere un tantino più gentile. Adesso ne ho abbastanza. Non voglio prediche da una principessina viziata che vive nella bambagia, coccolata da tutti e che non ha nessun problema se non quello di quali scarpine indossare al ballo. La mia vita è molto più complicata di così. La tua è molto semplice, strega varana, che puoi ottenere qualsiasi cosa soltanto con un piccolo incantesimo. Per una volta mi piacerebbe proprio essere una strega. Ma io e te, strega varana, non abbiamo più niente da dirci. Arrivederci. Tu vorresti essere una strega, dunque? Beh, io vorrei provare a fare la principessa. Conta e riconta fino a querciantare. Io sarò te se tu sarai me. Uno. Due. Tre. Gatto, pingue, lei. Ah, è inutile. Non ce la farò mai per questa sera. Se solo quell'antipatica di strega varana avesse voluto aiutarmi. Guardala qui, adesso anche l'ardire di venire qui al chiosco. Uffa, strauffa e arciuffa. Ma che giornataccia! E lo viene a dire a me? Nina, versami subito un buon bicchiere di tiramisù. Devo essere nel pieno delle forze per affrontare la serata danzante di questa sera. E quanta bava di rospo e scorpioncini essiccati ci vuoi? Nina, ma che schifo! Non mi piace questo tipo di ironia. Non vedo l'ora che arrivi questa sera. Principe Giglio dovrà rimanere folgorato dalla mia grazia e dalla mia bellezza. Ballerà solo con me. Beh, scusa, ma che cosa ti fa pensare che il principe Giglio vorrà ballare soltanto con te? Conciata così spaventerai tutte le principesse presenti. Ma Nina, cosa stai dicendo? Senza contare che devo ancora passare dal parrucchiere di corte, che farò un lungo bagno nella spuma ai petali di rosa e indosserò il mio vestito migliore. Sì, modello passeggiata al cimitero? Insomma, Nina corteccia, se hai le pigne di traverso, non c'è motivo di prendersela con me. Sai benissimo che io sono sempre la più apprezzata della festa. Guarda, non ne dubito proprio. Tutti apprezzeranno i tuoi capelli spolverati di ragnatele, il tuo vestito color topo di fogna e il tuo trucco con scaglie di drago. Non credere che basti fare quella vocina lì per farsi apprezzare. Nina corteccia, questo è troppo. Non so per quale motivo tu sia volutamente così scortese con me, ma puoi star certa che mi ritengo mortalmente offesa e non rimetterò più piede al chiosco fino a quando non mi farai le tue scuse. Ah, beh, se aspetti le mie scuse, strega varana, puoi aspettare anche una pignanta d'anni. E poi vai pure, perché tanto nessuno qui al chiosco sentirà la tua mancanza. Strega varana? Ma cosa vai dicendo? Beh, perché non ti chiami così? Oh, per tutti i regni di fiaba! Ma cosa mi è accaduto? Perché sembro strega varana? Per tutte le lingue biforcute. Non mi sono mai divertita così tanto. Ma il bello deve ancora venire. Presto, al castello di Re Quercia. Isa! Ti ho preparato questa trappola con una bravura lupina. Sta arrivando qualcuno. Lupo Lucio, presto. E adesso vediamo se questa trappola è stregata. Che... Pronti? Per mille pisce secchi, ma che succede? Succede che io sono un grande, anzi no, un grandissimo cacciatore, sì. E tu sei la mia preda, sai? Lupo Lucio, sei il solito idiota. Liberami immediatamente. Principessa Odessa, per essere una principessa non sei per niente educata, comunque non fare la voce grossa con me, perché anche se sei la figlia di Re Quercia, la futura regina del Fantabosco, e sei magra come uno scricciolo, sono 2 giorni che non mangio, quindi io ti pappo, Lupo Lucio, forse non mi hai capita, liberami immediatamente o altrimenti ti incenerisco la coda. Ma guarda che non sei mica una strega che può fare gli incantesimi quando vuole, sei una principessa e peraltro, tra l'altro, indifesa, ecco.
Lupo Lucio, devo andare al castello per cambiarmi per il ballo di questa sera. Per cui o mi liberi o saranno guai. Sì, vabbè, prima ti pappo e poi ti libero, eh? Mamma lupa! Vigili del fuoco! Mi sta andando a fuoco la coda! Vabbè, ma non è giusto! Se adesso anche le principesse si mettono a fare gli incantesimi! Aia! Nina, perché non mi vuoi credere? Ti dico che sono principessa Odessa. Sì, in versione pipistrello. Mettimi alla prova. Vediamo, allora. Che cosa succede se baci un ranocchio? Diventa un principe. E se dormi su 20 materassi sotto cui è stato messo un pisello? Non chiudo occhio. E che cosa faresti se dovessi nasconderti sotto una pelle d'asino? Metterei il mio nobile anello nella focaccia del principe. Allora, mi credi adesso? Non lo so. E se fosse uno dei soliti imbrogli di Strega Varana? Ma è proprio quello che è, uno dei soliti imbrogli di Strega Varana. Lo vedi? Io non mi posso fidare. Per piacere, tornatene nel tuo antro a far compagnia ai tuoi ragni. I ragni? No, che orrore! Io odio i ragni! Oh, principessa Odessa... scusami, io... Come hai fatto a cacciarti in questa situazione? Com'è che sei diventata Strega Varana? È quello che mi chiedo anch'io. Come ho potuto voler diventare principessa Odessa? Strega Varana. Oh, fare la principessa è un vero incubo. Ho un verme per capello. Nel bosco ho rischiato di essere mangiata da Lupo Lucio, ma a corte è stato ancora peggio. Ho dovuto cantare, ricamare. Oh, e ho dovuto incontrare pignanta di ambasciatori. Per non parlare degli esercizi di inchinologia, regalmaniere, e ho dovuto recitare e ripetere tutta la lezione di scettri e corone. Per non parlare di Bagliabea, non mi ha lasciata un pignuto in pace. E che dire della merenda di cuoco Basilio, un appiccicume rivoltante. Nina, per favore, immediatamente una scivolizia con un'abbondante bava di rospo. Presto! Anche a me non è piaciuto fare la strega. Tutti ti trattano male. Strega Varana, mi devi scusare. Non avevo capito quanto fosse difficile la tua vita. Molto meglio della tua. Beh, comunque, fare la principessa non è poi così bello. Credo che sia arrivato il momento di tornare quelle che eravamo. Dunque, conta e riconta solo fino a re, ritorna te e io torno me. Uno, due, re. Oh, che bello, sono tornata di nuovo io. Ma Strega Varana, come hai fatto a sistemare Lupo Lucio? È stato semplicissimo, gli ho incenerito la coda. Avreste dovuto vedere la sua faccia quando ha creduto che anche principessa Odessa avesse imparato a fare gli incantesimi. Beh, lo posso immaginare. Almeno per un bel po' mi lascerai in pace. Bacche secche, che avventura. Credo proprio che la principessa Odessa e Strega Varana ci penseranno due volte prima di invidiare qualcuno. Beh, posso darti un consiglio? Credo che anche tu, prima di invidiare qualcuno, dovresti pensarci due volte. E sì, dovresti veramente accertarti che questa persona sia veramente più fortunata di te. Beh, ora devo andare, ma ci vediamo presto, ti aspettiamo sempre qui. Ciao!